Abu Shuey dell'Università fa la prospettiva islamica. Pubblichiamo quest'opera, ebbe un eco enorme, era la continuazione di un'altra opera che avevo già pubblicato sul premio Santi Benedetti europeo, che non ha avuto un seguito perché il mondo protestante ha cercato di fermare un po' questo San Benedetto è il patrono d'Europa, per me è ora legge e sovrana, non soltanto la sovrana. E quindi è veramente la figura massima del nostro mondo europeo. Però io ho questo debito con un signore che devo continuare perché i problemi si aprono sempre. Maggiormente, adesso c'è anche Estremo Oriente, quindi non abbiamo più tre prospettive, abbiamo quattro prospettive. Che pensa e costruisce il futuro. E congratulazioni alla signorina che ha vinto il premio, si è emozionata. È premio Veggiani, un uomo che è stato grande perché è stato umile. Mi fa una certa emozione. Ho parlato al Rotary Club di Washington e alla fine della conferenza si è parlato di questa vaccinazione contro la polio. E qui oggi, in questo Palazzo della Cultura di Sogliano, si fa eco di nuovo alla vaccinazione contro la polio nel mondo e si hanno dei risultati splendidi come quelli che il signor Partisani ci ha detto. Vorrei ricordare quello che il professore ci ha ricordato prima dei minatori della miniera. Io ero uno scolaro di quinta elementare a Savignano di Rigo quando un gruppo di minatori rimasero prigionieri del terribile Grisù. E mi ricordo che a quei tempi c'era un silenzio in tutta la zona e a ogni ora suonavano le campane. E io chiesi a mia zia perché suonano le campane, perché suonano tutti i minuti. E lei mi rispose, stiamo camminando sulla testa di gente che sta morendo in fondo alla miniera. Voglio infine dire che forse anche quelli di Sogliano non sono al corrente, due giovani, giovani per me, sono già maturi, di Sogliano, persone che non hanno fatto l'università, hanno già preparato una ricerca di 300 pagine sulle miniere del carbone a Sogliano e lo studio che non è quello di fatto in maniera scientifica, ma certamente con molta attenzione e con grande ricerca dei documenti, è concentrato soprattutto sul minatore e sulle loro famiglie e sulla fatica di chi lavorava dentro e sulla paura di chi restava fuori. Voglio ripetere le mie congratulazioni a Rotary per queste due iniziative. Incoraggiare i giovani. Beh. E dicevo stamattina, a Savignano sono un ottimista, non perché cammino sulle nuvole, ma perché
in ogni persona e in ogni situazione la prima cosa cui guardo è il buono e il meglio che si può trarre da questa persona e da questa situazione. E quel premio che date certamente è uno stimolo a questi giovani a dare il meglio di se stesso. Congratulazioni per creare futuro, futuro della mente e futuro del corpo con le vaccinazioni antipolio. Grazie.